tutti. È un ragionamento, naturalmente, sui tempi che corrono. L'andazzo un po' è questo. L'andazzo, Buonasera a tutti, io mi chiamo Mariangela, sono come prima cosa una ragazza italiana di 18 anni. Penso che per una ragazza è molto molto importante oggi come si veste. I miei vestiti me li scelgo personalmente, il colore, la taglia, il peso. Se pesano più di un grammo, li scarto oppure li metto dentro uno scatolone con su scritto abiti invernali. Perché non è tanto importante per una ragazza oggi quello che dici, ma la minigonna con cui lo dici. Io sono una ragazza solare e c'ho tutte le carte in regola a 360 gradi per fare il cinema, la televisione, la pubblicità, la politica, insomma per sfondare nel mondo dello spettacolo. Grazie. Ora, uno dice, no? Come darle torto, l'andazzo è veramente questo. Vedete come ultimamente, più che mai, la politica e lo spettacolo è un po' la stessa cosa, no? Dice la linea di governo, il profilo della Canalis, un po' uguale. Tavola rotonda, Fini, Berlusconi, risposta della Ferilli. Io il cuore c'ho a sinistra, a me a tavola rotonda non mi interessa. Io me so fatta il soffà, tu sei fatto il soffà tu? Un po' la stessa cosa. Il pensiero di Bersani, l'opinione di Belen, uguale. E non esiste più, se ci fate caso, la professionalità, non è richiesta. Questa cosa qui è stata sdoganata, molto semplicemente, per esempio da Miss Italia, la quale con la sua bella faccia ha proprio dichiarato: io non so fare completamente niente, però ho dato il massimo. Che come assioma è incredibile. Però l'andazzo è questo, tu dirai, l'andazzo è questo, tu dirai, vabbè Miss Italia, ma questa cosa qui mi sembra di averla sentita anche in Parlamento però, no? Qualcuno dire, metto a disposizione della Repubblica Italiana, del Parlamento Italiano, la mia totale inesperienza. E chi te l'ha chiesta? Per carità, qualcuno gliel'avrà chiesta, indubbiamente, quindi non esiste più professionalità. Noi siamo grandi, quindi mediamo eccetera, però per i ragazzi è deflagrante, perché l'equazione è: non so fare un accidente, però ottengo il massimo. Vedete che anche in televisione, prima la televisione la facevano professionisti, presentatori, conduttori, oggi c'è un pubblico, un po' di personaggi, no? Il pubblico televisivo, personaggi anche folcloristici che hanno ore e ore di messa in onda. Te sei farsa, io so farsa, guarda che ti arriva un cinquino, sei ignorante, sa? Io so ignorante, non mi stai a capire che sto a parlare araba. Maria ha detto sto a parlare araba. Ore. Quindi, perché un ragazzo che deve affrontare la vita dice, visto che in televisione si hanno dei contratti, no? Anche facilmente, perché poi questi qui sono contrattualizzati, hanno delle carriere, comunque la visibilità della televisione, no? Che oggi va molto, perché un ragazzo dovrebbe dire faccio l'università, magari fuori corso, e un posto letto a Roma a nero costa 500 euro, che poi c'è questo giro di nero incredibile, che passa per via Gradoli, che io mi rendo conto che prima eravamo famosi, prima eravamo famosi per via Veneto, no? Adesso uno che va all'estero dicono: ah, Italian! Via Gradoli, complimenti! Comunque, ce la becchiamo, come dire. Perché un ragazzo dovrebbe dire faccio l'università per poi magari fare una carriera da ricercatore a 1300-1400 euro lorde, se ti dice bene quando? Provo anch'io in televisione, mi metto un po' di gel, mi faccio un tatuaggio, mi butto su un divano, mi gratto. Perché in televisione a seconda poi si siedono, a seconda di come te gratti sale il contratto, ci posso provare anch'io. Prima per fare televisione bastava dare l'idea di non saper fare un accidente, oggi lo devi dimostrare. E andando avanti così, alla fine noi saremo una repubblica fondata su due camere e un salotto televisivo. Allora,
scusatemi, siccome mi sono sentita tirata in ballo, ho sentito anche il mio nome perché qualcuno ha detto Maria, penso di essere, o no, in democrazia, penso di aver diritto di replica. Buonasera a tutti. Vorrei precisare, no, ora ci sta bene l'applauso, quando non dovete applaudire, applaudite. Ah, bene. Vorrei precisare che io ho i numeri. Io quando appaio in video ho uno share altissimo. Guardate che a me il mandato lo date voi, siccome ho sentito tanti dire De Filippi fa una televisione spazzatura, Maria mortifica le persone, allora vorrei dire che con i numeri, come dire, alla televisione che pensi mi. Io ho una coalizione di ferro che è uomini e donne, c'è posta per te, amici, e penso di avere anche un ruolo. Oh no, io ho un ruolo, io educo le persone, comunque gli sono vicina. Conoscete voi uomini e donne? Sì. Ah, no, perché sennò era come chi ha votato Berlusconi, nessuno. No, invece, vi ricordo, scusate. Allora, buoni per favore, no, buoni, per favore, buoni. Vi ricordo che uomini e donne è un programma che va tutti i giorni in quotidiana, dopo mangiato. Chi è che guarda la televisione? Che è questo mezzo a quell'ora, ve lo dico io, gli anziani e i bambini. Quindi, perché dico che io educo? Perché dopo aver visto una mia trasmissione, voi avete in mente il tronista? Oh, sì, sì, sì. E beh, allora, dai, forza, sveglia ragazzi, che siete pure giovani. Allora, dopo aver visto una mia trasmissione, i vecchi cominciano a familiarizzare con l'idea della morte, cioè non soltanto non ti scoccia più di morire dopo che hai visto un tronista, ma desideri morire. Ti fa poco? Vi pare poco? A me no. Per i ragazzi ancora di più, perché un mio programma secondo me vale molto più di mille prediche dei genitori. Sai quando i genitori dicono guarda che se non studi rimani un cretino, guarda che se non studi diventi un coglione? Dopo aver visto una mia puntata vedi esattamente che cosa diventi se non studi. Quindi io ho visto, scusatemi, ho visto dei ragazzi buttarsi, dopo aver visto un tronista una mezz'oretta, Pino, buttarsi sulla teoria della relatività di Einstein e capirla in un quarto d'ora. Tutto questo per me non ha prezzo. Dunque, io ci tengo a precisare che faccio una televisione popolare, io faccio una televisione trasversale, non sono radical chic e io non sono razzista, nel senso che oggi come oggi è un valore fondamentale, perché penso che sia assurdo odiare una persona soltanto per il colore della pelle, bisogna sforzarsi di trovare altri motivi. Grazie.